i miei genitori, secondo me, perché conoscevano appunto questo mondo molto bene, non hanno mai preteso un risultato. Io parlo per me e per mio fratello, perché eravamo tutte e due a far le gare, non hanno mai preteso un risultato, non hanno mai preteso che noi sciassimo o che facessimo delle cose. Loro ci hanno trasmesso la passione e ci hanno insegnato sicuramente come vivere la competizione, ce l'hanno insegnata sicuramente, ci hanno insegnato come poter fare la vita in questo senso, no? Con delle regole, con delle cose, come dicevo prima, a volte non mi svegliavano, a volte dovevo riposare, però non ci hanno mai spinto e mai pressato per ottenere un risultato o per ottenere qualcosa. Penso di non essere nata per diventare una campionessa di sci, lo sono diventata col tempo, e i miei genitori mi hanno aiutato perché mi hanno supportato tutti questi anni. Cioè, quando una ragazza a 15 anni, 16 anni entra in squadra nazionale, non c'è a casa, è fuori, comunque se la cava già da sola, perché alla fine sei in giro ma non c'è nessuno di fianco a te, e loro erano di fianco a me da casa e mi hanno sempre sostenuto e aiutato, nel senso che mi lasciavano fare la mia vita, mi lasciavano fare quello che mi piaceva di più, e quindi quello che penso che mi abbia aiutato moltissimo. Non ho mai odiato il mio sport, o quasi mai, forse qualche giorno eccezionale, quello sicuramente, e poi ho sempre fatto la mia strada da sola. E siamo con la mamma di Federica, in tante vesti, lei l'ha anche ricordato questa sera, prima anche lei atleta e grande campionessa di sci, ora giornalista. Com'è raccontare Federica quando vince, quando perde, e come l'ha accompagnata in questi anni? E io appunto faccio la giornalista da ben prima che Fede nascesse, quindi è stata la mia scelta dopo carriera, ed è una scelta che mi appassiona adesso. Chiaro che quando Fede è arrivata in Coppa del Mondo, cosa che non era stata programmata o prevista, è stato imbarazzante, perché all'inizio sì, fai l'articolo da mamma, poi però a volte devi anche fare la cronaca, e allora scrivere la Brignone a volte è imbarazzante. E la cosa più difficile effettivamente è quando magari Federica non va bene, che avrebbe bisogno in quel momento dell'aiuto della mamma, e invece la mamma deve magari fare il suo lavoro e deve andare a intervistare le sue rivali. E lì mi sono chiesta più volte, oddio, forse devo cambiare lavoro, cambiare vita. Però stiamo riuscendo a gestirla, anche lei mi capisce, quindi è molto brava anche in questo. Una cosa che ha raccontato Federica è stata che voi l'avete, anche suo marito è uno sportivo, l'avete accompagnata, non l'avete mai oppressa. È stata un po' questa la chiave che le ha permesso di amare anche, l'abbiamo visto così tanto, il suo sport. Io penso di sì, anche se ci sono tanti campioni che invece sono stati oppressi e sono comunque diventati bravi. Però secondo me è uno stress notevole. Secondo me per tanti che escono, di quelli nati in provetta, io li chiamo così, se ne perdono moltissimi. A me quello che piace è che Federica sia rimasta una persona normale, con ancora la passione per quello che fa. Non lo fa come lavoro, anche se oramai è un lavoro a tutti i livelli. E io sono orgogliosa di questo, perché penso che abbiamo fatto una buona cosa, mantenere in lei la passione per quello che fa. È stato un 2017 fantastico per Federica, i prossimi traguardi, anche la mamma la guarda a distanza, dove guardiamo? È chiaro che nello sport, specie nello sci, non ci sono dei valori acquisiti, si riparte tutti da zero, gara dopo gara. E lei ha finito veramente forte, però mi vengono già i brividi a pensare alla prima gara a Sölden a fine ottobre. Però lo sci è anche uno sport... come dico, magari sei in formissima quel giorno lì, che ne so, prendi una lastra e scivoli, poi magari vai insieme di testa e sbagli 4 gare di fila, come le è successo l'anno scorso a inizio stagione. Quindi restiamo calmi, restiamo coi piedi per terra, e lei si sta allenando veramente bene e speriamo che vada bene.